Catena Fiorello stasera si è esibita nella presentazione del suo libro, una vera esibizione, grande enfasi ma soprattutto grande interesse da parte dell'uditorio. Ecco, questo libro che parla di immigrazione è sempre un libro attuale, ma ci sono anche dei punti ironici, certamente. Qualche volta c'è anche l'ironia, perché secondo me l'ironia è mischiata alla vita, no? È mischiata alle tragedie. A volte, per esempio, ci sono anche delle situazioni drammatiche che suscitano il sorriso. E non si sa se è un sorriso di disperazione o è un sorriso di liberazione, però è così. Non puoi separare il dramma, perché è vero, il dramma dal lato comico dell'esistenza non lo puoi separare, per fortuna, perché a volte è proprio quell'ironia spezza delle tragedie vere e proprie. Ecco, il punto cruciale è la storia di questa ragazzina, ma sono molti che si impersonano in questa ragazzina, che si vedono in questa ragazzina. Sono molti, perché sono molti i figli di coloro i quali sono partiti per procurarsi quel pezzo di pane, come per esempio sono molti quelli che hanno vissuto un'emigrazione passiva, cioè quelli che i genitori partivano e loro rimanevano ad aspettare l'attesa. L'attesa poi provoca nostalgia, la nostalgia provoca dolore, e poi il dolore che cos'è? Ti rimane come una specie di coperta, ce l'hai sempre addosso, e finché non tornavano i loro genitori questi bambini vivevano quell'attesa che procurava tutta questa serie di emozioni. E c'è bisogna ricordare una cosa importante, che i figli di questi emigranti sono stati tantissimi, tanti bambini venivano lasciati a casa e aspettavano, il loro compito era solo questo, aspettare, e sapete che quando si aspetta e non si sa la data dell'arrivo, quell'attesa è snervante, è angosciante, è asfissiante, e però dovevano stare zitti perché così era il costume di quegli anni. In due battute, il messaggio di questo libro è il pensiero di Catena Fiorello su questa emigrazione. Messaggi non ne ho, perché io sono l'ultima che può dare messaggi all'umanità, semmai cerco di captare le risposte degli altri. Mentre vorrei dire questo a proposito del mio romanzo, forse del senso che ho voluto dargli. Ho voluto, come dire, mettere in queste pagine l'esperienza di tanti emigranti, cioè dar voce attraverso una bambina all'esperienza di tanti. Ecco perché appartiene non solo a me, non solo ai lettori che vengono alle presentazioni, ma anche agli amici che leggeranno o che ascolteranno il racconto fatto dai lettori.